la situazione che si era creata nella città di Como, e forse non solo nella città di Como, è diventata esasperata, perché è aumentato in numero esponenziale il numero degli accattoni, dei mendicanti, dei venditori, e diciamo che non danno lustro naturalmente alla città, ma oltretutto sono diventati così petulanti che danno anche disturbo a chi viaggia per la città. Diciamo che la situazione sta cominciando a diventare quasi insostenibile, perché sono veramente molti. Spesso in tutti gli angoli della via si trovano ragazzi che chiedono l'elemosina, che vendono le spillette, che continuano a suonare, comincia a diventare fastidioso. È diventata una situazione troppo fastidiosa. Penso che comunque avere così tanti storpi, zoppi, gente senza le gambe per strada non sia neanche un biglietto un gran biglietto da visita per una città turistica, ecco. Ci sono musicanti, ci sono venditori di ombrelli, di libretti, di gadget, ma soprattutto c'è gente che importuna i passaggi. Perché veramente siamo a un livello che sono più i mendicanti che i clienti ormai in giro per il centro. I mendicanti, cioè, mi sembra che sia diventata una città di accattoni, sinceramente. Il clou sono i suonatori che si piazzano in maniera anche poco elegante, perché sfruttano i bambini o i cagnolini per raccogliere offerte. Sia la clientela e anche i turisti comunque si lamentano, entrano nel locale, si lamentano, dicono che comunque sono fastidiosi, che comunque sono spesso anche delle volte maleducati. Quindi abbiamo scritto alle autorità, sindaco, questore, prefetto, affinché provvedano a mettere ordine a questa situazione che è diventata un po' insostenibile. Sicuramente non è consono una città turistica, quello che si potrebbe definire una città turistica, perché anzi infastidiscono i turisti. Non è che le musiche ci disturbino, ma questo tipo di musica sì, perché sono delle ignenie ripetitive, senza senso, e che a lungo andare, un'ora, due ore di questa cosa anche fuori dai negozi, disturba non solo chi lavora, ma addirittura la clientela che si vuole concentrare per gli acquisti che deve fare. I suonatori di strada non li posso vedere, ogni tanto li caccio urlando, tutti dicono brava brava, però tocca sempre a me. Si mettono sempre nell'angolo qui via Bernardino Luini, che probabilmente è un angolo che rende, sempre facendo il rondò veneziano a tutto volume, tutta la mattina del sabato. Quante ore vanno avanti? Allora, vanno avanti molto più di quello che avrebbero, che potrebbero fare, perché hanno un'ora, quindi vanno avanti 2-3 ore tutta la mattinata, e quando li stoppiamo si danno al cambio con altri, quindi la musica è, cioè, praticamente non ha stop.